sentito parlare del mondo cooperativo, delle cooperative, sapete che esiste come forma di impresa? I miei genitori lavorano in una cooperativa sociale. Perfetto, io lo saprai. Tre incontri per impostare il lavoro e poi ci sono altri tre incontri di monitoraggio del lavoro. Io sono qua di supporto, ma questo progetto ha bisogno che voi vi attiviate, i contenuti li dovete tirare fuori voi. Tiriamo fuori i questionari. Risposta esatta. Line I'm thinking I could have stopped. Ship from sinking, that's all right. I can sleep at night in these caves. I stay until there is a better way in these caves. C'è un beneficio, una ricaduta anche sulla comunità, in senso proprio ampio lato, in cui l'impresa opera e sunshine, it's been such a long time since civilization. Cioè si mettono assieme non per raggiungere un guadagno, ma per ottenere dei vantaggi reciproci che si esplicano col principio della mutualità, col principio mutualistico. Cioè ci mettiamo assieme per soddisfare i nostri bisogni. I nostri bisogni che possono essere lavorativi, perché quindi facciamo impresa, quindi ci troviamo un lavoro. Insieme però, lo facciamo assieme, non da soli. Guardare una cosa che dobbiamo progettare, cioè un bene concreto che non esiste sul mercato,
Ma cioè non ho capito bene che cosa. Lo decidete voi. Provate a pensare voi, al vostro bisogno e al bisogno degli altri. Genitori, fratelli, sorelle, nonni, amici, insegnanti. Progetti a scopo sociale. Bene, ottimo. Poi? Centro delle arti, diciamo, per liceali, dove vengono anche promossi laboratori a scopo di crescita culturale artistica. Però non ho capito il disagio di questo centro. Per la gestione, ad esempio, se si fanno delle sezioni di vendita o delle sezioni espositive, come gestione. Distributori di acqua e bibite spuse da posizionare nelle scuole e nelle aziende, limitando l'utilizzo di plastica. Zone di book sharing. Può trarre profitto grazie a spazi pubblicitari. Ah, ok, allora sì, book sharing. Qualche cosa bisogna fare? Scegliere i criteri su cui basarsi. Dovete sforzarvi a ragionare, di pensare dei criteri che possono essere utili per valutare delle idee imprenditoriali. Ok? Questa è la fase in cui potete scannarvi nel senso buono. È innovativa esattamente un'idea. Quindi c'è il concetto di innovazione. Il progetto può essere competitivo anche se è a basso costo. Ancora, oltre alla competitività, vogliamo provare a valutare le vostre idee con quei tre criteri lì e vedere cosa succede? Quindi quelle che soddisfano i criteri passano la selezione, quelli che non li soddisfano via. Investimento iniziale? Competitività e innovazione? Parti facendone un numero abbastanza basso. È soltanto che produce molta poca energia. Ricaduta sociale, ambientale? Quindi cosa fa? Cassatore. Per esempio questi numeri nell'amministrazione. Cioè che fa il gruppo che chiamiamo amministrazione. Ok. Non sono puramente inventati. No. Chiaramente. Sì. Cioè, no, era nel senso. Dobbiamo andare in banca realmente? Se volete sì. È a vostra discrezione. Ci sono delle informazioni da ricercare. Il costo della sede non me lo devo inventare. Lo devo cercare. Possono essere attivate delle consulenze esterne. Solitamente le consulenze esterne vengono cercate all'interno delle cooperative che partecipano al progetto. Voi dovete mettervi nell'ottica di imprenditori e in quanto imprenditori dovreste agire. Questa è la parte realistica.
musica. Questa è la parte anche più interessante, perché vi porta a confrontarvi con dei dati di realtà e a confrontarvi anche con le strutture che operano sul territorio, con le quali poi, una volta che si fa impresa, ci si interfaccia veramente.